qua ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Spatolone85 e proseguiamo la nostra avventura con la Plague Tale. Questo è il secondo episodio ed è anche il secondo capitolo chiamato Gli Stranieri. Il prologo che ci siamo lasciati alle spalle ha visto la morte dei genitori di Amicia, che è il personaggio principale che stiamo controllando, e Ugo, il nostro fratellino che dobbiamo scortare. Adesso stiamo andando verso l'abitazione, lo studio comunque del dottor Laurentius, che dovrebbe darci due Where dritte is sulle everyone? cure per curare Ugo, che ha evidenti problemi. È da capire che tipologie di problemi abbia questo bambino e soprattutto perché i nostri nemici lo cercano così insistentemente. Il prologo, ragazzi, mi è piaciuto molto. Il gioco è davvero molto molto interessante. Oh, apples. Hugo, not now. But Don't touch them. They're all rotten. I'm hungry. How can you think of food right now? Ok, sì, ovviamente Amicia ci consiglia di non toccare il cibo perché ricordo il gioco ambientato in Francia durante il periodo della peste nera. Smoke. There must be a lot of people. Ragazzi. Excuse me, please wait, madam. What's the matter with them? They look scared. Ci rifiutano. Rifiutano di parlarci, perché? Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked. We need help. Please, it's very cold. Ok, rifiutano anche le richieste di un bambino, quindi è evidente che le persone sono spaventate da quello che sta succedendo. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. Hello? I'm begging you, Can you please open the help us. door? We're wet and hungry. What on earth is going on? Andiamo, facciamo un altro tentativo. Is anyone there? We need help. No one is going to let us in. What's the matter with them? Proviamo ad andare di qua. Vedete, I don't believe it. nessuno. They're hiding. Nessuno si fa vedere, nessuno si fa vivo. We've waited too long. I told you we need to leave. And go where? We Someone's don't there. have. We'll come back later when things are better. We'll all be dead before things get better here. That's enough. I don't want to talk about it anymore. Please help us. I know you're there. Who is it? Sod off. I don't want people to see you on my doorstep. Oh, what a horrible man. Come on, Hugo. Ragazzi, io sto cercando, ma. Oh, look! Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right. Sorry. Va bene, bene, questa è una cosa da non sottovalutare. Le porte dove c'è contrassegnate con questa X o comunque con qualche simbolo evidenziano delle abitazioni di persone malate, quindi probabilmente dobbiamo stare alla larga o vedremo più avanti se ci sarà. Vedete anche qui, e ne ho visto una anche di là. Ok, quindi questa zona dovrebbe essere The village altamente is contagiosa. contaminated. That's why everyone's hiding. I can smell something cooking. Is it a fair? It doesn't sound like a fair. Mamma mia ragazzi, guardate che baggone che c'è qua. Blocchi sospesi, anche il villaggio lì. Tecnicamente ragazzi non è proprio il massimo questo gioco qui, eh. Guardate anche qui quest'arco. Mamma mia. No. Ma che cazzo è successo? Attenzione ragazzi, un baggone in diretta mentre sto registrando, pazzesco. Mi tocca riavviare, cazzo. Quando
Questo ancora non mi era mai successo quando ho cominciato a registrare su Let Me Play. Non mi era mai successo di beccare un bug così grande mentre sto registrando. Is it fair? It doesn't sound like a fair. Good Lord. I'll be damned. Here's the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you've found Conrad Malfoy. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on! What's happening, Amicia? Just run! But why are they angry? Are they going to burn us too? Che devo fare? Ragazzi, siamo tornati. Allora, dopo quel buggone incredibile, siamo ripartiti con questo filmato. E gli abitanti di questo villaggio pensano che noi siamo contagiosi. Quindi dobbiamo scappare. All's quiet. He's going to see us. Don't move. We'll have to wait until they show themselves. Then we'll get them. Allora, adesso non so se aspettare che si giri, perché come arma io ho solamente una fionda e questi oggetti da lancio che recupero ogni tanto sparsi per la mappa. Io se non lo fai nel tempo giusto. Almost. We showed him. Nothing. There you are. Ah, not that way. Non si può correre. Corre. Where are we going? Come on, just run as fast as you can. There, the wall. They're coming. Quick, quick. Where are they? We should never have come here. Why are they doing that? If they think we have brought evil with us, we have to find a way out of here. Allora. Ok, allora ragazzi, finalmente siamo scappati. Scusate un po' di errori. Let's push it. I comandi non sono proprio intuitivi, perché per esempio per mirare con l'arma devi usare un tasto, per mirare con gli oggetti da lancio un altro tasto. E già questa cosa potevano farla un po' meglio. Good. Troppo, we can troppo climb guidato. Onto it now. Come on, climb up. We're right, not a sound. Beh, ragazzi, potete immaginarvi, io sto arrivando da Days Gone dove potevi fare quasi tutto in totale libertà, a parte nuotare. Adesso mi ritrovo qua e tutto guidato. Cioè, se non fai la cosa nel tempo giusto, eh. Ok, allora, comunque ragazzi, ho visto anche questi enigmi ambientali. The chain doesn't look very strong. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Let's push this. Yes. Dai, gira, mamma mia. No, vabbè, ragazzi, come controlli non mi piace proprio. Cioè, non riesco a girare un carrello. Guardate. Potrebbe sembrarvi che sono io che non so giocare, ma vi assicuro che i controlli sono un po' una merda. Ne ho provati i giochi, eh. Alla fine lo mette da solo. Come, I'll get you up. Right. Ah.
Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. Outsiders! Oh no, quickly, quickly! This time! The ladder, go and climb, you first! It doesn't look safe, Amicia. We're running out of time, they're coming! It's going to break! No, no! I told you! Hugo, where are you going? Don't leave me! Amicia, come here! There you are! I found this, so you can climb up! Well done, I'll get it to fall. Watch out! Come on! Well done! I was scared. I'm sorry about the ladder. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. Amicia, hide! Well, where the hell are they? Come on. We've surrounded the area. They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. If I catch those brats, I send them back to hell, piece by piece. They won't get out of here alive! Ok, mi sembra parecchio incazzato quello. Lui di là. Conrad lost his mind when Look he... Out. Conrad lost his mind when he Look died. Out. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, the plague spreads through the village. Qua ci vuole concentrazione. Dai. Adesso facciamo andare via con quest'altro coglionazzo. Allora. Così. E poi così. I did hear something. I know I did. Poi tutto uno scappare, non sto facendo niente. I don't know. There's no way out. Oh no. Quickly, please. I'm trying. It won't hold them for long. Quickly. You little devils. No. There's no escape. No, it's stuck. Bloccata. Hugo, go through there. Open it for me. Right. What the hell are you all doing here? It's locked into the plank. Can you unblock it? I'm trying. Hurry. Please, Hugo, please. Hugo, he's here. I'm coming. Hugo, do something. Of the village. Where are they? Listen, we'll tell Conrad we lost them. I'm not staying here. Shh. Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Are you sure? Thank you. Ok, meno male che abbiamo incontrato questa nonnina che ci ha fatto entrare. E ci sta offrendo, oltre al riparo, la possibilità di cambiarci d'abiti. Quindi adesso ci andiamo a cambiare.
che magari serve per mimetizzarsi. Non ci stanno più cercando perché questa è la parte più contagiosa del villaggio. We have to go and find Mommy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. Ok, come se non bastasse mi devo mettere pure a rincorrere sto ragazzino. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Clairvy. I'm Amicia, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Feel free to use the tools by the workshop. Bene, bene, right, quindi I got dobbiamo... the tools. I just need the leather. Dobbiamo migliorare la nostra fionda, quindi andiamo fuori a prendere il cuoio. Leather. Right, let's get to work. Come on, keep calm and concentrate. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. Ok, quindi abbiamo anche, come vedete, del crafting. Quindi c'è un po' di loot, un po' di crafting per migliorare la nostra attrezzatura, che adesso consiste solamente in una fionda. Poi vedete abbiamo tasca probabilmente per portare più oggetti, sacca munizioni pure, attrezzatura. Ok, right. I must go and thank Clovy. Ah, ok, quindi anche in base al laboratorio, quindi questo essendo proprio un laboratorio così molto scarno di questa vecchina, si possono creare alcune cose, forse migliorando i laboratori migliora anche la produzione, ecco, di le cose che possiamo produrre. Perfetto. Perché non riusciamo ad andare? Forse dobbiamo tornare dalla vecchina. Che è bloccato qui. Devo creare qualcos'altro. No. Tutto materiale insufficiente. Ok, provo a tornare allora di là. Perfetto. Ah. So? It's a lot better. Thank you, Clovy. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. Shh. They won't survive long around here, if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children, that's enough noise. I want to see Mommy. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. I want to see Mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Oh, Daddy. Amicia. You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. You're lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no!
Hugo, wait! Don't go out, you're mad! Beh, era ovvio che davanti alla triste verità Hugo reagisse così. Troppo. Ma adesso dove vado? Hugo, come back! Hugo, torna qui, porca troia, ci stanno cercando. What's he doing? Oh no, he's going to get us killed! Hugo, please! I'm sorry! Wait! Oh my god! Oh no! Hugo! I shouldn't have shouted! Please listen to me! No! Leave me alone! I'm sorry! You're not gonna put me He's in the... Ah! I'm gonna start with you. Why'd you have to come here? Why, idiot? This armor has stopped acting as a result. Ok, ecco cosa serve quel saltello. You're a slippery one. One hit all it takes. Perfetto, perfetto. Devo colpirlo dove non c'è l'armatura. Ah, ok. Devo togliere l'armatura. Ok. Rusty. No. Come on, Conrad. Show what you do best. Prendiamo altre pietre. No. Che non me la prendo. I fought in two wars, you want. Dai, dai, attaccami. There's no escape. Sooner or later. E dai. Non c'ho più pietre. You're a slippery one. One hit's all it takes. Just one. Eccolo, eccolo. E dai. I know what you're like. Fine. I can. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. Stop! Don't make me do this, please. Keep it up. Amicia. Only death would stop you. That's sweet embrace. Ah. Ah. Adesso yes. Dimmi come pesco in testa. Cazzo di merda. Do it. Finish me! You kill me! No! I don't want to! Please! Let's get this over with! Anch'io ne ho abbastanza. Oh là! Bello così. A centro di battesimo, come si dice da noi. Amicia, you killed him. I'm coming. Wow ragazzi, abbiamo affrontato il nostro primo boss, che era questo Conrad che voleva
ucciderci a tutti i costi, supponendo, pensando appunto che noi fossimo portatori di malattie, portatori di peste, l'abbiamo fatto fuori con la nostra fionda. Il nostro piccolo Ugo è molto sconvolto, avendo saputo dalla propria sorella che i genitori sono morti, ha visto pure me uccidere una persona, quindi dovrebbe essere abbastanza scosso. Io su questo chiudo qui questo secondo episodio di A Plague Tale. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, ragazzi, iscrivetevi al canale e commentate tutto quello che volete. Se volete darmi dei consigli sul gioco in generale, sul periodo storico, come già vi avevo detto sul primo episodio. E da Spadrone 85 è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio con A Plague Tale Innocence. Alla prossima, ciao!